Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Pokémon Sole con la Luna. Non è un gioco di parole, ma è la pura verità, ragazzi. Sono solamente le 7 meno 3 per essere precisi. E nonostante ciò è già calata la Luna in Pokémon Sole. Porca miseria, io ho deciso di acquistare questo gioco per registrare quasi sempre di giorno. E invece mi tocca già fare la prima parte di notte. Purtroppo però, cioè purtroppo, io spesso registro verso questo orario perché comunque tempo che torno da scuola, mangio, mi riposo, studio qualcosa, leggo e poi comunque mi metto a registrare i video con calma. Ed è un po' brutto, ecco, registrare con la luna. Magari fatemi sapere se vi dà fastidio, anche se alla fine il gioco dispone di un'illuminazione fantastica, proprio perché comunque luna, se giocate di mattina, è quasi sempre buia. E quindi sì, le ore si invertono, non è che mi piaccia tantissimo, ma in generale non mi piace mai giocare di notte nei giochi Pokémon, però vabbè, vedremo un po' come va. Comunque, la scorsa volta siamo stati al laboratorio e abbiamo tenuto il Rotom Dex che state vedendo qua in basso. Ho imparato, wow ragazzi, una cosa difficilissima, ovvero che noi siamo la faccina gialla. Oddio, gola che si perde da un momento all'altro, noi siamo la faccina gialla. Mentre quella bandierina là rossa è praticamente dove dobbiamo andare, quindi fantastico. Allora, cos'altro volevo dirvi? Ah, certo, ho allenato i Pokémon, ho portato Pikipek all'otto che ha appreso Echeggiavoce ed ho portato Popplio all'undici che ha appreso Occhioni Teneri. Cioè, Occhioni Teneri, ragazzi, alla fine è solamente un ruggito con priorità, però è una mossa rosa e quindi gliel'ho insegnata. Poi ho catturato Yungos, non perché sarà un nuovo membro della nostra squadra, ma perché ho intenzione di catturare tutti i nuovi Pokémon. E Yungos, è l'unico nuovo Pokémon che ho incontrato. Allora, andiamo quindi subito da Lilia, che ci mostra il centro Pokémon. Questo è un centro Pokémon, entriamo, ti mostro come funziona. Grazie, Lilia. Quella signorina al banco si occupa di rimettere in sesto i Pokémon esausti. È un sollievo pensare che c'è qualcuno che sa come occuparsi dei Pokémon quando sono stanchi o feriti. Quel PC è a tua disposizione, ha diverse funzioni, ad esempio ti permette di depositare i tuoi Pokémon nei box. Lì c'è il Pokémon Market, ci puoi comprare tanti strumenti utili per il tuo giro dalle isole. Prova a dare un'occhiata a cosa c'è in vendita. Laggiù c'è la caffetteria, il loro latte Mumu è la fine del mondo. Ho letto in una guida che il menu cambia a seconda del centro Pokémon, chissà in base a cosa decidono le bevande. Non offrono solo bibite, danno anche dolcetti e consigli utili a chi fa il giro delle isole. Wow. E ora sai tutto sui centri Pokémon. Andiamo alla scuola per allenatori. Ah, se hai bisogno puoi far rimettere in sesto i tuoi Pokémon prima di uscire. Allora, io direi di prenderci qualche minuto per esplorare il centro Pokémon. Ovviamente non voglio curare la squadra perché l'ho fatta già curare da mamma, ma voglio vedere i box. Allora, come prima cosa depositiamo Yungos, Pokémon di tipo normale. Mi è capitato anche con la natura decisa. E penso non faccia affatto schifo perché come vedete il suo attacco è molto più alto dell'attacco speciale. Allora, poi qua ci sta questa cosa che non so a cosa serve, vediamo. Nel box puoi depositare i tuoi Pokémon per gestire e organizzarli come preferisci. Il box selezionabile tramite X, la prima modalità ti permette di gestire i Pokémon spostandoli nel box o viceversa cambiando l'ordine. La seconda modalità ti permette di gestire gli strumenti dandoti ai Pokémon, ok. La terza modalità ti permette di impostare delle squadre lotta in vista delle lotte. Puoi impostare un massimo di 6 squadre lotta e puoi aggiungere lo stesso Pokémon in squadre diverse. Crea varie squadre con diverse strategie di lotta. No! No! Mamma mia, ragazzi, avete capito? Avete capito cosa possiamo fare? Questa cosa è iper rivoluzionaria. Noi praticamente abbiamo qua la possibilità di cambiare 6 squadre, no? E possiamo metterci anche lo stesso Pokémon. Wow, questa cosa è veramente rivoluzionaria, sicuramente mi aiuterà molto. Perché ho intenzione comunque di portare veramente un sacco di sfide su Pokémon Sole e Luna. E comunque spesso è anche noioso dover cambiare sempre lo stesso Pokémon che magari si gioca in due team con lo stesso set. E qua hanno risolto tutto, veramente dei geni, tanto di cappello. Qua ci sono poi altre funzioni, ma la vera rivoluzione, ragazzi, è questa. Mamma mia, se è questa. Allora, prima di abbandonare totalmente il Pokémon Market, direi di fare un po' di acquisti.
Allora, prendiamo qualche Pokéball. Abbiamo veramente un sacco di soldi, ragazzi. E possiamo comprare anche 99 Pokéball, se vogliamo. Riceviamo qua una Primer Ball in omaggio. Vedete, possiamo comprare quello che vogliamo. Direi di prendere però un altro po' anche di pozioni, giusto per arrivare a 30. Compriamo una Furia di Fuga che comunque, ragazzi, è aumentata di prezzo, non costava 1000 prima. Prima costava 550, se non sbaglio. Che ladri. E vabbè, compriamo anche dei repellenti. Ne compro 15. Ne compro 15 perché mi sembra il numero giusto e ok. Allora, benvenuto alla caffetteria del centro Pokémon. Sono le ore 19, il momento giusto per rilassarsi un po' gustando le nostre deliziose bevande. Vuoi bere qualcosa? Ecco il nostro menù. Vabbè, direi di prenderci un lemon succo. A quest'ora il lemon succo è quello che voglio. Ottima scelta, fanno 190. 198. Perfetto, arriva subito. Ok. Ecco il tuo lemon succo, la bevanda esclusiva preparata con frutti di Alola appena colti. Lascia a lungo in bocca un dolce sapore. A proposito, hai dato un soprannome ai due Pokémon? I soprannomi possono essere cambiati solo da chi li dà. Quindi, se un Pokémon viene scambiato, si terrà lo stesso soprannome per sempre. Pensaci bene quando scegli un soprannome. Una volta al giorno firma anche un dolcetto in omaggio. È il famoso dolcetto di Austropoli, moderna città della regione di Unima. Crrr, con Austropoli. Mamma mia, ragazzi, un sacco di riferimenti anche ad Unima. È un omaggio per i tuoi Pokémon, i Poké Jolly. I Poké Jolly sono una specialità di Alola. I Pokémon li adorano. Se li dai a uno dei tuoi Pokémon nel Poké Relax diventerete più amici. Buone avventure e torna presto. Ok, fantastico. Penso di aver fatto tutto. Quindi adesso direi di andare. Dove sta la bandierina? Qua, da Lilia. Allora, la scuola per allenatori. Ah, ci picchia. Ah, ci picchia, sì. C'è un Tauros. Non possiamo andare da quella parte finché c'è quel Tauros che blocca la strada, ma la nostra destinazione era la scuola, quindi non è un problema. Entriamo e lasciamolo stare. Ok. Chissà cosa si studia alla scuola per allenatori, eh? Indovina. Allora, oilà Dark Devil, eccoti qui. A quanto pare ti ho preceduto. Benvenuto alla scuola per allenatori, la tappa obbligatoria per tutti gli allenatori in erba. Ah, professor Kukui, è questo il ragazzo di cui mi parlava? Esatto, quattro allenatori. Dark Devil, come prima lezione dovrai sconfiggere quattro allenatori in questa scuola. Per te e i tuoi Pokémon sarà di certo un'esperienza di cui fare tesoro, già che ci siamo in tema di esperienza. Oh, grande professore che ci dà il conto di esperienza, strumento che sicuramente si rivelerà utile. Io per allenare ho fatto un sacco di fatica e con questo sarà decisamente più semplice. Troverai alcuni dei tuoi sfidanti anche dentro la scuola e nelle aule potrai ottenere tante informazioni utili. Bene, comincia pure. Ok, non so se lo sai, ma gli studenti di quella prof sono tutti ottimi allenatori. Uno è anche diventato capitano. Ti do un consiglio che ti sarà utile durante la tua avventura. Dopo che avrai affrontato un Pokémon per la prima volta durante la lotta, potrai vedere quali mosse sono super efficaci contro di lui in base alla compatibilità di tipo. Prova ad andare nell'erba alta per incontrare tanti Pokémon diversi e lottare a più non posso. Ok. Cerca i quattro allenatori, lotta con loro e vinci. Allora, qua c'è una Pokéball che contiene pozione. Le pozioni non fanno mai male. E allora, qua c'è quindi la prima allenatrice della giornata. Eccoti finalmente, la prof mi ha detto di aspettarti qui. Se vincerai contro il mio Pokémon, ti insegnerò una cosa semplice ma molto importante. Ok, assolutamente sì, quindi affrontiamo questa sportiva, Anita sportiva, che dispone solamente di un Pokémon, ovvero Pikipek. Pikipek catturato in Mega Ball, mamma mia, contro il nostro Pikipek. Ora vediamo un attimo i livelli. Entrambi all'8, noi maschi, lei femmina. Dovremmo comunque aver vantaggio, ragazzi, perché noi abbiamo la natura allegra, se vi ricordate, quindi la nostra velocità è superiore. È superiore a quella del Pikipek avversario, a meno che non sia anche lui allegro, con natura comunque favorevole. E vabbè. Ma a quanto pare non è proprio così. Il nostro Pikipek è più veloce e di conseguenza può vincere questo uno contro uno. Purtroppo però abbiamo subito un ruggito, questo sicuramente non gioverà ai tempi della sfida. Come vedete, comunque anche il suo Pikipek ci fa un sacco male. Siamo solamente a 7 punti salute. E io direi di finire con quest'altra beccata. Il ruggito è stato un po' fastidioso, ma tutto sommato nulla di così grave. Allora, i punti esperienza vengono condivisi. Bah, fine partita. Ok, abbiamo vinto.
E vediamo qual era la cosa importante, cioè semplice, che ci avrebbe insegnato. Puoi usare mossa strumenti per migliorare le statistiche dei Pokémon. In questo modo puoi far aumentare i danni inflitti o diminuire quelli subiti. È una cosa che ogni aspirante campione dovrebbe sapere. Grazie mille, Anita. Ovviamente lo sapevamo. Quindi, adesso andiamo per di qua. Qua avevo visto un allenatore. Vuoi sapere perché me ne sto qui? Perché sono il più forte. Se vuoi sfidarmi, prima devi sconfiggere gli altri. Ok, quello è uno degli allenatori che quindi dobbiamo sfidare. Però sarà il quarto ed ultimo. Quindi vediamo qua cosa ci sta. Allora, questo è sicuramente un marmocchio. Perché chi può stare qua, ragazzi? È un marmocchio, dai. Allora, Martino Marmocchio, va bene. Manda in campo Metapod, manda in campo Metapod e noi abbiamo Pikipek, quindi siamo avvantaggiati. Oltretutto non è stato neanche così saggio far lottare Pikipek, siamo stati fortunati che comunque aveva un tipo debole. Metapod è abbastanza resistente per reggere comunque una beccata, quindi è necessaria la seconda. E va bene. Allora, Metapod quindi fuori dai giochi. Ottimo, così assolutamente. Riceviamo 91 punti esperienza che sono sufficienti a portare Pikipek a livello 9. Fantastico. E Pikipek impara Spaccaroccia. Mamma mia, ragazzi, questo uccellino ne nasconde una più del diavolo. Bella, bella, bella. Mi piace Spaccaroccia. L'avvelenamento fa perdere PS. La paralisi a volte impedisce di muoversi. Gli effetti che possono avere le mosse sono tanti. Quindi fai attenzione. Oh, assolutamente sì, grazie. Vediamo un po' se riusciamo ad incontrare qualche nuovo Pokémon nell'erba della scuola, oppure sempre i soliti. Oh, un Grimer Alola. Mamma mia, ragazzi, questo lo voglio catturare. Lo voglio catturare. Non penso di metterlo in squadra, a meno che voi non siate favorevoli. Però mi piace, è carino, dai, quindi lo catturo. Qua subiamo il veleno gas che ci avvelena. Eh sì, porca miseria se ci avvelena. Però, ragazzi, scusatemi se vi sto facendo perdere un po' di tempo, ma lo voglio. Quindi, pistolacqua. Sperando che Grimer entri senza fare storie. Grimer di Alola. È il nostro primo Pokémon Alola, quindi deve essere per forza catturato. L'avvelenamento comunque si fa sentire. E vabbè, allora. Borsa, borsa, borsa. Lanciamo una delle nostre 30 Pokéball. Dai, dai, entra subito per favore. 1, 2, 3. E vai, l'abbiamo catturato. Grimer è stato catturato. Che bello il nostro primo Pokémon Alola. Sicuramente rimarrà nei miei ricordi. Allora, quindi Grimer Alola, vediamo di che tipo è. Dovrebbe essere veleno buio. Allora, wow, abbiamo catturato il 3%. Veleno buio, infatti. I Grimer sono stati introdotti ad Alola per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. A un certo punto il loro aspetto è cambiato. Wow. Allora, un soprannome Grimer, non voglio darglielo, è stato aggiunto alla nostra squadra, però non ne è proprio un membro effettivo. Allora, comunque, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare un antidoto al povero Poplio, curare Pikipek, perché poverino. Oh no, ho usato due pozioni per sbaglio, vabbè, non fa niente. E curiamo anche Poplio, voglio lottare con lui questa volta, perché Pikipek lo abbiamo visto anche nella scorsa parte. Poplio adesso deve fare un po' d'esperienza, e comunque c'è sempre il condivisore che aiuta nella crescita di tutti i membri della nostra squadra. Ah, è vero, a questo punto anche Grimer salirà. Non sono sicuro di tenerlo, ecco, perché boh, avevo in mente un altro Pokémon di tipo veleno. E forse qualcuno di voi avrà già capito a chi mi sto riferendo. Però comunque è un bel Pokémon, quindi. Allora, voglio andare qua perché ho visto una Pokéball. E poi entriamo nella scuola. Ok, qua troviamo una pozione. Ottimo, ottimo, ottimo. Direi di entrare quindi a scuola. Da qua possiamo, vero? Fantastico. Vediamo un po' cosa c'è in quest'aula. Tanti bambini. Allora, questo ci parla dei pipì, questo ci parla di Pokéball, questo ci parla di cose morbide e dolci, questo ci parla di libri. Vabbè, ragazzi, sono dei bambini. Grazie per lo schema.
Lui invece, a volte invitiamo qui il professor Kukui a fare lezione, è uno dei massimi esperti di mosse Pokémon. Mamma mia, grande il professor Kukui. Le mosse, lo studio delle mosse in questa regione deve essere proprio importante. Oh, qua c'è questa professoressa veramente molto carina che ci regala un rapidartigli. Quindi lo prendiamo senza fare esitazioni. Mamma mia, davvero c'è una professoressa così. E qua ci dovrebbe essere la nostra ultima sfidante, ragazzi. No, voglio dire la nostra penultima. Perché poi l'ultimo è quello che stava là fuori in giardino. Allora, manda in campo Bonsly. Bonsly, siamo avvantaggiati. Pokémon di quarta generazione veramente stanno facendo un miscuglio perfetto con le generazioni. Veramente un bel lavoro. Allora, andiamo qua comunque di Pistolacqua. Ovviamente quella che prevale è la prima generazione, ragazzi, perché anche grazie a Pokémon Go si sono avvicinati, o meglio riavvicinati, molti vecchi giocatori. E quindi è importante che non si trovino proprio totalmente spaesati. È importante che però non si trovino, ecco appunto, totalmente spaesati. Questa porta non porta da nessuna parte, scusate il gioco di parole. E anche se alla fine, ragazzi, più che l'ex play, a me mi sembra che si siano tutti avvicinati al gioco di carte, che non capisco. Io sono su YouTube da veramente tanto tempo e le carte Pokémon andavano tipo nel 2010-2011, facevano il loro visual, però è una cosa abbastanza degradante, secondo me, mettersi a fare gli spacchettamenti così. Poi vabbè, sarà una mia opinione, ognuno è libero di fare quello che vuole. Se volete discutere nei commenti anche di questo, discutiamone. E ok, allora, come vedete, anche questo tizio che si sentiva tanto forte ha un Grimer di Alola e va di Veleno Gas per avvelenarci, maledetto. Allora, Popple è stato avvelenato, quindi dopo devo provare a curarlo e vedere se funziona la cosa della cura. Altrimenti sono in un bel guaio, perché penso di aver finito gli antidoti. Cioè, non li ho proprio comprati, ne avevo trovato uno. Magari sono stato fortunato e ne ho trovato un altro, ma ne dubito seriamente. Qua riceviamo una botta da questo Grimer. Allora, come vedete, danno normale sia quello di Incantavoce che di Pistolacqua. Però Pistolacqua conviene, ragazzi, perché è una mossa stabbata. Ok, Grimer sconfitto, perfetto. Riceviamo 80 punti esperienza e clicco su cura. Clicco su cura perché voglio vedere se riesco a sistemare l'avvelenamento. Ah no, vedete, si è curato da solo. Mi è bastato premere cura e si è curato da solo. Wow, figo. Ah, forse devo farlo a mano. Boh, è un po' avvelenato, quindi per pulire i Pokémon. Questo secondo me lo pulisce dall'avvelenamento. No, il cavolo. Allora, per asciugare i Pokémon bagnati, per togliere la polvere, per pulire i Pokémon, per pettinare i Pokémon, per curare i problemi di stato. Ah, questo è per i problemi di stato, ok. No, io ho pensato a quell'altro. Guardate cosa mi tocca fare per togliere un avvelenamento. Allora, sto cancellando quasi tutte, però ne vedo sempre di meno di bollicine. E vai! Grande, grande Poplio. Adesso ti do anche a te un bel cuoricino. No, aspetta, no. Te lo do blu come il tuo colore. Beh, forse non cambia nulla, però è buona cosa. Mangia. Questo, ragazzi, non è degradante. Spacchettare lo è. Allora, quindi e vai. Abbiamo curato i problemi di stato del nostro Poplio. Se tutto è andato bene. Che fatica essere il più forte a tutti i costi. Meglio puntare al fascino tenerone. Beh, pazienza, riconosco la tua forza e ti faccio un regalo speciale. Prendi questa MT. Oh, otteniamo l'MT01 che contiene cuor di leone. Fantastico. Ti spiego quello che devi sapere. Vabbè, le MT, ragazzi, dalla sesta generazione sono infinite. Le possiamo quindi insegnare a tutti i Pokémon che vogliamo e niente. È la campanella, vuol dire che stanno per fare un annuncio. Vediamo. Attenzione, Dark Devil è desiderato al primo piano. Ripeto, Dark Devil al primo piano, grazie. Hai già combinato qualcosa di così grave da farti richiamare dalla scuola? No, Massara. Non abbiamo fatto assolutamente niente, non abbiamo fatto.
Quindi pozione, curiamo nuovamente Poppio, magari se dobbiamo fare altre sfide al primo piano almeno siamo già curati. Ah, ecco quello che volevo fare anche. Volevo insegnare Cuor di Leone, ragazzi, sia a Pikipek che a Poppio, perché comunque è una mossa che può essere utile, decisamente più di Ruggito o Occhioni Teneri. Perché, beh, semplicemente perché, ragazzi, diminuire l'attacco non è mai buono come aumentare il proprio attacco. O attacco speciale, mossa, cioè busta che dà Cuor di Leone. E quindi va bene così. Allora, 1, 2 e tada! Poppy dimentica Occhioni Teneri e impara Cuor di Leone. Alla fine sì, è molto meglio perché se voi comunque aumentate il vostro attacco, avrete la possibilità di sfidare più Pokémon con l'attacco aumentato, piuttosto che doverne diminuire quello di solamente un Pokémon. Quindi veramente un'ottima cosa. Allora, prima di vedere cosa ci sta là, controlliamo un attimo questa zona. Ah, qua c'è uno Slowpoke. Ecco, Slowpoke, ragazzi, l'ho incontrato due volte mentre allenavo i Pokémon nell'erba vicino a quella del professore. Penso sia abbastanza raro perché appunto l'ho incontrato pochissime volte. E vabbè, se vi interessa come Pokémon, che non è affatto male, magari se non avete preso Poplio, potete prenderlo. È un buon Pokémon di tipo psicoacqua. Allora, lui dovrebbe essere l'unico che dà qualcosa qua. Gli altri ci parlano di cosette un po' inutili, quindi io, senza star qua a perdere troppo tempo, direi di evitare il colloquio con questi e andare direttamente qua. Daredevil, sei riuscito a battere i miei studenti? Stento quasi a crederci, complimenti. A questo punto sono curiosa di vedere come te la cavi contro di me. Che ne dici? Accetti la sfida? Ma assolutamente sì, visto che hai sconfitto 4 dei miei allievi, è mio dovere metterti alla prova personalmente. Oh, ok. Ok, assolutamente sì, ci sfida Chiara insegnante, non è molto corretto venire sfidati da un insegnante già da subito, ma ok. Ah, bene, proprio ragazzi, Magnemite, fantastico, fantastico. Che bel matchup, non abbiamo avuto una lotta facile fino ad ora, tutti questi Pokémon elettro del cavolo. E vabbè, penso che la scelta migliore a questo punto sia far Cuor di Leone, dato che ha anche due Pokémon, e poi gestirseli tutti con Poplio. Allora, Tuono Shock, ah, porca miseria, spero non mi faccia troppo male. 14 punti di salute sono veramente tanti, eh. Però vabbè. Qua direi di pistola acquare Magnemite. Purtroppo niente, One Hit KO. Anzi, a parte che probabilmente aveva vigore. Però danni un po' ridicoli, eh. Questo Magnemite regge bene per essere 4 livelli inferiore al nostro Poplio. Allora, comunque, sconfiggiamolo tranquillamente con quest'altro pistola acqua. Riceviamo 73 punti esperienza. Allora, la prossima scelta di Chiara sarà Meo. Direi di far continuare a lottare Poplio. Ed essendo il Meo questo di Alola, ragazzi, subirà danni super efficaci dalla mossa Incantavoce. Ora Meo va di morso. Non mi dire che... Mamma mia, dai! Ah, brutto colpo, vabbè, ragazzi, io avrei retto sicuramente senza quel brutto colpo, non posso farci nulla, lo ammazzavo di incantavoce. Vabbè, rimediamo subito con Spaccheroccia, non so se sia una mossa super efficace per 4 ad essere sincero, ora vediamo subito. Morso fa i suoi dannoni, però Spaccheroccia dovrebbe restituire il favore. Buoni danni, morso di nuovo, spero non ci sia il flinch, roba stra, che parlo a fare? Vabbè ragazzi, siamo in una situazione di sfiga, quindi ok. Non ho curato Poplio perché non ce n'era bisogno, con l'incantavoce a più uno l'avrei ammazzato questo gattaccio. Allora, per favore, posso fare ancora Spaccaroccia o proprio oggi non me ne va bene uno? No, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Due flinch di fila, ok che ci sta, però uno sì, due no. Due no, perché sono due importanti che ci stanno facendo perdere 3 minuti solo per questo. Vabbè, io ovviamente non è che posso mettermi qua a giocare con il Grimer di Alola. Meo ancora di morso. Se fa tentennare ancora, vabbè, fortunatamente no. Quindi, Spaccaroccia. Sono un po' dispiaciuto che Poplio non sia riuscito a vincere e chiudere questa sfida. Però siamo stati sfigati. Quindi, ok. Pikipek comunque riesce a salire al 10, anche Grimer sarà all'8, bravo Grimer. Abbiamo sconfitto Chiara insegnante, ecco quella faccia è quella che ho fatto io dopo due flinch, stavo per mettermi a piangere. Incredibile, mi hai insegnato tu come si lotta, scherzi a parte, come ricompensa per la tua vittoria ti regalo queste. Otteniamo 5 Mega Ball, bene. E allora,
È più facile catturare Pokémon con una Mega Ball rispetto a una Pokéball, giustamente. Conoscere i Pokémon e le loro mosse. Questa è la base dell'allenamento dei Pokémon. Non sei d'accordo? Chi è questo? Ciao, io sono il capitano Liam. Ti ho visto lottare ed era un tale spettacolo che mi è venuta voglia di venirti a parlare. Lui è Dark Devil, viene da Kanto, è un allenatore molto promettente. La sua abilità nella lotta è straordinaria. Ah, un nuovo arrivato. Sono curioso di vedere come te la caverai durante la mia prova. Ebbene sì, noi capitani assegniamo le prove che vanno superate per poter affrontare Kakuna. La mia prova si svolge nella grotta sottobosco. Ad Hawoli c'è dell'erba alta, anche dentro la città potresti approfittarne per ampliare la tua squadra prima della prova. A proposito di prova, non vedo l'ora che tu venga ad affrontarla. Ah, che bello, ci viene subito quindi presentata una nuova prova. Ho avvistato l'allenatore del Tauros che blocca. Ho avvistato l'allenatore del Tauros che bloccava la strada davanti alla scuola. Devi sapere che quel Pokémon è una specie di celebrità mele mele. Bene, direi che hai imparato tutto quello che potevamo insegnarti. Complimenti. Attenzione, prego, siamo lieti di annunciare che la lezione di Dark Devil alla scuola per allenatori è terminata. Wow, magari fosse veramente così, una sola lezione di mezz'ora e si impara tutto. Prenditi cura dei tuoi Pokémon, ok, e non trascurare i loro problemi di stato. Buona fortuna con il giro delle isole. Buona fortuna, spero che farai tante nuove amicizie. Dark Devil, fai tesoro di ciò che hai imparato oggi e mettilo in pratica durante il tuo viaggio. Ricordati di usare le MT, i tuoi Pokémon diventeranno un portento. Mostra a tutti di che pasta sei fatto. Ah, cosa vuole dirci Lilia? Tu e il tuo Poppy siete davvero affiatati. Comunque, già che siamo qui, perché non vieni con me? Ti porto a fare un giro per Hawoli. Dai, andiamo. Ok. Ok. Eccola qua, Lilia. Ci stava aspettando. Veramente, veramente carina, Lilia. Daredevil, da questa parte. Seguiamola senza esitazione. Hai lottato davvero bene a scuola con i tuoi Pokémon. Ti stavo osservando, sai? Sono rimasta molto colpita dalla vostra intesa. Ora capisco tutto. Sei subito accorso in aiuto di Nebulino, pur non essendo un vero e proprio allenatore. Tu e il tuo Pokémon ti ha scelto senza esitazioni. Ops, mi ero dimenticata di Tauros. Tau! Mamma mia, guardateli. Oh, guarda chi c'è, Lilia e Dark Devil. Siete sorpresi di vedere questo Tauros qui da solo? Non preoccupatevi, ci penso io. Dark Devil, avvicinati, puoi accarezzarlo se vuoi. Ross. Oh, bello. Ah, ti piacciono le coccole, Tauros? Ti conosco bene. Era su, quindi, Tauros. Ragazzo mio, non avere paura di partire all'avventura. Incontrerai tante persone e tanti Pokémon e ciò renderà la tua vita ricca e interessante. Come ammiri Kakuna, sono capaci di calmare un Pokémon senza nemmeno lottare. Tauros in fondo sembra tenero, però ho troppo paura. Non salire mai in groppa. Dite un po', ragazzi, dove andate di bello? Sto accompagnando Dark Devil a fare un giro da Hawoli. Fantastico, hai avuto proprio un'ottima idea, Lilia. Dark Devil è appena arrivato da Alola e non è stato ancora in città. Sapete cosa vi dico? Vengo anch'io, ho voglia di un dolcetto. Ok, va bene, andiamo allora. Wow, che bello, forza, andiamo. Dove vuole portarci questo pazzo? Oh, è sempre il solito. Sai, Dark Devil, Hawoli è la città più grande di Alola. Sto notando, è veramente immensa. Facciamo un giro per Hawoli, Rotom. La spiaggia sembra molto interessante. Assolutamente sì, ragazzi, faremo questo giro, ma lo faremo nella prossima parte. Per oggi penso che vada bene così. Parte veramente molto lunga, ma ragazzi, abbiamo visto un sacco di cose nuove. Vi ringrazio quindi per la visione. Alla prossima, ciao a tutti.